Shui, una usciolza con suile, un suile bello, con salbaccas, con sol, con un sol bacchile, con salmandra, con salbreve che se scravas e so spolco. Una specie di presepe. Ecco, no, una vecchia fattoria. Io. In cui il pastore è il re con la sua donna amata. La regina in è il cui re. La regina entra nel suo massimo splendore. Esatto. E suile, munge le pecore, fa tutto pastorizza lì. Tutto il bestiame e poi accudisce il pastore. Lui. Questo pastore che con questa donna misteriosa, lui è un re. Lui vai a chi lo tocca. Perché è servato dal bestiame e custodito dai cani. Ah! Capisci lo scale? Lui, ci sono i cani che fanno la guardia. Certo! Nada l'insardo, nada l'insardo. Ci sono scanes. I tagani sono. Canes pastores. Mare mannoso. De ogni maniera. De ogni maniera. Canes pastore de ogni maniera. In cui da sa guardia a su, sa sicurezza a su pastore. E a samuzzere il suo pastore, chi drommi con il suo pastore, in è contento, e si va in sul fizzolo, e poi sul fizzolo. Quindi nasce una nuova generazione. Certo, perché in questo guile è la fonte di ricchezza del grande re pastore sardo. Il pastore sardo è un re, nella sua cusciolza non lo tocca nessuno. È una fonte di guadagno e di risorsa col bestiame, con le pecore, con le mucche, con salbacca, con salbreveghe, con soscanes, con solbacchines, con salbreveghe, con sosvolcos e i soscanes che fa essa sa guardia in giro, un splendore che già natura dau e assicura a chi non la tene e chi la tene merita ringraziamento. Questa è una forma di... Dammi una bussolza che devo vagare il coso, dammi la stanotte. Esiste la brata, Deus osi schimuzza, Deus è sa puntana, chi non dona recreo, e dentro sa chile, sacca e generosa, tu è de me deosa. Pensate de sa me, tiega el sobro y esposa.